Parliamo di una patologia non conosciuta, ovvero dell'epidermolisi bollosa, e c'è stato appunto questo congresso internazionale al Bambino Gesù. Abbiamo in collegamento telefonico per parlare dell'argomento la dottoressa Annalisa Ciasulli, appunto del reparto di dermatologia dell'ospedale Bambino Gesù. Dottoressa, benvenuta. Sì, salve, buongiorno. Salve, grazie per aver accettato l'invito. Allora, si è chiuso ieri, si sono chiusi ieri i lavori di questo convegno, che è durato 2 giorni, dal 20 al 22, ecco, e si è parlato di questa patologia un po' particolare. Sicuramente sono pochissime le persone che conoscono questo tipo di patologia. Vogliamo raccontare di che cosa si tratta? Sì, si tratta di una malattia genetica particolarmente rara, che coinvolge la pelle, però anche i rivestimenti interni, quindi la parte interna della bocca, l'esofago, le vie gastrointestinali, anche le mucose, è caratterizzata da una particolare fragilità cutanea, cioè i bambini affetti da questa malattia sviluppano delle bolle fin dalla nascita, o spontaneo o anche per piccoli traumi, quindi sono definiti per questo bambini farfalla, proprio perché... Per questa delicatezza, diciamo. Per... Sì. Assolutamente sì, però si tratta di una patologia che non solo poi nel tempo coinvolge la pelle, ma può determinare dei danni a vari organi, perché nel tempo anche il tessuto sottocutaneo subisce dei cambiamenti, quindi è una malattia molto grave che... diciamo che parte dall'esterno, ma poi in realtà va a riguardare gli organi interni stessi? Sì, perché i bambini che ne sono affetti poi sviluppano anche una difficoltà ad assimilare i cibi, un'anemia, possono avere dei danni alle mani, alle estremità, alle dita, dei piedi e delle mani, e quindi anche addirittura venire a perdere la normale conformazione delle nostre estremità. Le mani si fondono insomma a causa delle cicatrici continue, le dita si fondono tra loro, e quindi ci sono proprio problemi anche funzionali nei movimenti, nella vita quotidiana, insomma. Ecco, com'è l'incidenza nel nostro paese? È un caso su 100.000, quindi fortunatamente molto raro. Sì, tra 80.000 e 1 a 100.000, e ovviamente si tratta di una alterazione così genetica che può essere trasmessa da genitori sani che sono portatori di questa anomalia genetica, oppure comparire de novo, si dice, nel soggetto insomma affetto compare una nuova mutazione, e ci sono forme diverse e ognuna con una gravità diversa. L'aspettativa di vita non è notevole, perché nella forma più grave c'è addirittura la possibilità di perdere la vita nei primi mesi di vita proprio. Accidenti. E poi ci sono forme un po' più che portano la persona a vivere fino ai 30-40 anni o più a lungo, le forme più semplici. Ma con una qualità della vita comunque sia pessima, perché... Assolutamente sì, perché sono delle persone diversamente abili che hanno assolutamente un quoziente intellettivo forse superiore alla norma, perché poi nel tempo sviluppano una grande capacità di adattamento. E tanti sono anche pittori, per esempio, pur usando, per dire, due dita per dipingere, e hanno questa grande capacità insomma di adattamento, e riescono anche a lavorare talvolta per alcuni anni, però insomma la fatica del lavoro implica insomma un grande dispendio di energie, e non tutti riescono a portare avanti un'attività lavorativa normale, quindi sono persone che devono svolgere una vita assolutamente accompagnati, gestiti, insomma, molto. Ecco, ma la ricerca che cosa è in grado di offrirci? E attualmente è ancora poco, esistono sviluppi nell'ambito delle cellule staminali, del collagene ricombinante, della terapia genica, tanto si sta facendo, nuovi dati sono comparsi in letteratura, però sono studi ancora sperimentali, nulla di realisticamente fattibile nell'immediato, nella popolazione che si rivolge ai centri specialistici. Noi Bambino Gesù siamo un centro
di riferimento per questa patologia all'unità dermatologica, appunto, credo a livello nazionale. A livello nazionale, mm-hmm. sì, e ovviamente svolgiamo una serie di attività di assistenza, certo. Multidisciplinare, che coinvolge un po' diversi specialisti, perché ripeto, è una malattia che coinvolge dal pediatra all'ortopedico, ecco, all'anestesista. Mi viene da pensare, un genitore, ecco, se si trova davanti sì. al proprio figlio portatore, insomma, con questo certo, tipo sì. di patologia, ma come se ne può accorgere, ovvero anche il medico curante, il pediatra, che sì. cosa può notare, quali sono i primi sintomi? Sì, allora, sono bambini che nascono con delle bolle, quindi già dalla nascita. Sì, ecco. Già il neonatologo vede queste lesioni che non guariscono facilmente, formano altre il secondo giorno di vita, il terzo, e comincia ad avere un sospetto. A questo punto è il dermatologo esperto che fa la diagnosi, che viene fatta sì con un prelievo di cute. Ci sono forme più semplici o transitorie che vanno via, una forma molto rara che insomma nell'arco di un mese va via, mm-hmm. oppure forme più semplici che magari compaiono con delle lesioni che appunto sono meno minori in quantità, mm-hmm. meno evidenti, insomma lì magari la diagnosi viene fatta anche più tardi. Ecco, però, ma si potrebbe confondere con qualche altro tipo di malattia meno grave? Le semplici ustioni alla nascita, alle volte ci sono delle scottature del neonato, non so, un bagnetto non adeguato potrebbe capitare, certo, capitati dei casi molto rari, oppure delle ustioni di altro tipo, dei danni fisici che determinano le bolle, o delle malattie infettive, sono malattie infettive con gli scollamenti cutanei, però hanno un aspetto diverso, ecco perché il dermatologo comunque è fondamentale nella diagnosi. È chiaro, poi essendo una malattia, come diceva lei, molto rara, quindi ecco, invece parlando di terapie? Le nostre terapie sono ovviamente sintomatiche, palliative, sono medicazioni costanti che i bambini sono costretti a fare, esistono delle medicazioni avanzate con garze mm-hmm. molto innovative impediscono i traumi e nello stesso tempo facilitano la guarigione delle ferite, insomma evitano le infezioni. Quindi la rigenerazione anche del tessuto stesso? Assolutamente uh-huh. sì, dei gel particolari che facilitano queste rigenerazioni. Siccome nel tempo c'è la possibilità per alcune di queste forme di sviluppare dei tumori cutanei, allora farsi seguire soprattutto dall'adolescenza in poi, perché poi il genitore riesce a gestire, il bambino impara la gestione e talvolta questi pazienti si isolano un po' per le difficoltà degli spostamenti, un po' perché questo tipo di patologia porta un po', no, all'isolamento. Certo, anche perché anche dal punto di vista estetico poi c'è se uno vuole parlare della cosa insomma meno importante. Ecco, meno importante, però sicuramente c'è bisogno di fare delle visite per valutare le condizioni generali dall'adolescenza in poi e provvedere agli eventuali trattamenti, certo. insomma realizzare quei trattamenti che possono essere, volevo dire, preventivi di eventuali altre complicanze. Certo, altre complicanze. So che nei giorni scorsi, quindi durante il convegno, è stata anche un'occasione di confronto sui diversi problemi appunto per le persone che soffrono di questo tipo di problema, di malattia. Sì, assolutamente. Dall'inserimento sociale alle problematiche che si hanno con le regioni per avere l'esenzione di questi farmaci che sono prevalentemente creme, prodotti di terapia topica e quindi non sono esenti per il sistema sanitario nazionale, sono a pagamento, però il paziente in quanto affetto da malattia rara ha diritto a una serie di un'assistenza farmaci gratuita almeno, è sì, chiaro. Sì, invece in questo momento non è così? No, alle volte c'è un po' di difficoltà da parte di alcune regioni ad avere tutti i prodotti che vengono da noi richiesti con la fornitura adeguata, all'inizio c'è sempre la difficoltà per la situazione economica in cui ci troviamo. Forse insieme ad altre malattie rare, le malattie rare sono quelle più che con più difficoltà. È chiaro, ad essere affrontate, gestite e curate chiaramente. Certo. Allora, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto. Grazie a voi. Grazie a lei, siamo venuti a conoscenza anche purtroppo, ahimè, di un'altra patologia molto, molto grave, purtroppo. La ringrazio per la sua disponibilità. Grazie mille, arrivederci. Ringraziamo la dottoressa Annalisa Ciasulli del reparto di dermatologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.